Il 25 aprile non è semplicemente una ricorrenza, seppur di un evento fra i più importanti della storia del nostro paese, della storia di quella che poi è stata la nostra Repubblica, ma anche della Valle d'Aosta. E non è neanche solo una data in cui celebrare un nostro passato eroico. Il 25 aprile è qualcosa di più, è qualcosa di più importante. È innanzitutto un'occasione, è l'occasione in cui ciascuno di noi, noi tutti valdostani, ci carichiamo nuovamente sulle spalle uno zaino contenente un carico di responsabilità, un carico di un'eredità importantissima che anche oggi deve esserci di ispirazione nella vita di tutti i giorni. La Valle d'Aosta è stata insignita, la nostra regione, con la medaglia al valor, la medaglia d'oro al valor militare. Questo io spero che ancora oggi, giorni in cui stiamo combattendo una battaglia nuova contro un nuovo nemico, sicuramente più subdolo, più invisibile, ma altrettanto pericoloso. Quindi questa ispirazione deve aiutarci per superare questo periodo di grande difficoltà e esserci di ispirazione. E noi oggi, come quei valdostani che dopo il 25 aprile del 45 si sono trovati a dover ricostruire una Valle d'Aosta nuova, anche noi oggi abbiamo questa sfida davanti, la necessità di ricostruire una Valle d'Aosta dopo un periodo molto molto difficile. Io sono certo che i valdostani, come sempre fanno nei momenti di difficoltà, sapranno essere coesi e ritrovare uno spirito di valdostanità, così come sanno fare nei momenti più difficili. Ciao, 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 e seppellire.
artigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Viviamo ormai il secondo anno dell'emergenza sanitaria. Questa impedisce di celebrare, come di consueto, il 25 aprile in presenza. Ma questo non toglie che l'ANPI tiene tantissimo a questa data e quindi vuole comunque proseguire nella memoria. Come lo scorso anno faremo degli eventi che non sono quelli tradizionali che facevamo gli anni passati, ma comunque li faremo. Faremo delle online dei passaggi di musica, di canzoni, di documenti. Porteremo i fiori ai nostri monumenti, uno di questi è quello alle mie spalle. Pubblicheremo messaggi per l'appunto e canzoni. Tutto ciò crediamo che lo dobbiamo ai partigiani, soprattutto a quei pochi che ancora rimangono, perché sappiamo il loro dolore, la loro sofferenza per non poter partecipare come hanno fatto per oltre 70 anni alla celebrazione di questo evento, che è uno degli eventi, delle giornate più importanti della storia. Una giornata che ricordano, diciamo, da tutta la vita sostanzialmente. Ricorda l'alba radiosa, riconsegna ad un popolo la sua libertà, ma anche il riscatto di una nazione dopo più di 20 anni di una dittatura, di un'ubriacatura anche di politiche sbagliate, di una guerra, di lutti sanguinari. Oltre a questo, noi dobbiamo di doverlo anche alle nuove generazioni, che godono ora di una libertà, di un benessere che, seppure relativi, non sarebbe stato loro dato senza l'impegno di ragazzi che allora avevano 20 anni, poco più, poco meno, che hanno rischiato tutto, a volte hanno rischiato all'estremo sacrificio. Grazie partigiani. Buon 25 aprile a tutti i valdostani. Bersagliere ha 100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano non ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare, lassù sui monti vien giù la neve, la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno il partigiano rimane là. Quando viene la notte scura, tutti dormono alla pieve, ma camminando sopra la neve, il partigiano scende in azione. Quando poi il ferito cade, non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore, non gli importa di morire. Quando poi ferito cade, non piangetelo, no, perché se libero un uomo muore, non gli importa di morire. Thank you.
100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano non ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare, lassù sui monti vien giù la neve, la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno, il partigiano rimane là. Quando viene la notte scura, tutti dormono alla piede, ma camminando sopra la neve, il partigiano scende in azione. Quando poi il ferito cade, non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore, non gli importa di morire. Quando poi ferito cade, non piangetelo, no, perché se libero un uomo muore, non gli importa di morire.